Don't like you, she likes everyone. Fingers number five. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers number five? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your. Ciao a tutti, io sono Gianina e sono una laureata in scienze infermieristiche, quindi ho un dottorato e ho anche un master in alimentazione. Mi sono specializzata in alimentazione patologica e oggi vi voglio parlare di cosa vuol dire mangiare sano o comunque intraprendere una vita sana, una vita piena di energia, senza stanchezza, senza mal di testa, senza tutte queste cose brutte che si hanno al momento in cui la nostra alimentazione non è più equilibrata e si mangia si mangia malissimo. Avete appena visto nell'introduzione la mia trasformazione. Ho perso 40 kg nel giro di 6 mesi, che sono veramente tanti, e avrei dovuto essere un po' più, mangiare di più per non dimagrire così velocemente. Però avevo solo questo come obiettivo, non ho mai sgarato, solo negli ultimi 2 mesi così un po', quindi sono stata proprio concentrata su questa cosa e sono arrivata a perdere fino a 40 kg. Di cosa vi volevo parlare oggi? Da oggi inizierò una serie di vari episodi per quanto riguarda delle lezioni, diciamo così, di alimentazione sana, di educazione alimentare, perché questo è il mio mestiere. Il mio mestiere è quello di educare le persone nella alimentazione sana e nella prevenzione delle malattie. Io vi parlerò della dieta Gianina perché è quella che io ho ideato, che non è una dieta vera e propria, ma è un modo di vivere, un modo di essere, uno stile di vita. Il mio motto è mangio di tutto e poco, così hai un equilibrio in tutto. Non bisogna mai affamarsi, mai, perché ci sono dei cibi che possiamo consumarli senza ingrassare in quantità industriali. Iniziamo con la prima regola della alimentazione sana, indipendentemente se siete a dieta o no. Lo zucchero bianco deve essere abolito. Andate in cucina, aprite la credenza, prendete lo zucchero bianco e buttatelo. Che succede? Qualcuno mi ha detto: io ho il diabete, devo mangiare lo zucchero altrimenti svengo. Lo zucchero non si trova solo nel zucchero bianco. Il nostro corpo non ha bisogno dello zucchero bianco, ha bisogno di zuccheri, sì, ma non di quel tipo di zucchero, perché è un zucchero raffinato, un zucchero che fa male a chi ha diabete, fa male a chi ha ipertensione, fa male a tutti fa male lo zucchero raffinato, come d'altronde tutti gli alimenti raffinati, perché il nostro corpo ci mette più tempo a digerirli, più tempo a dividerli, perché nel nostro organismo succede che il cibo arriva nello stomaco e i vari nutrienti vengono presi uno alla volta. Se questo è troppo complesso, il nostro corpo fatica inutilmente, fatica di più, quindi ci metterà più tempo a digerire, quindi nel processo della digestione, e a eliminare questo alimento, quindi di conseguenza va a finire sulle parti critiche del nostro corpo, trasformandosi in cellulite. Quindi la prima regola: buttate lo zucchero bianco. Vi dicevo che lo zucchero si trova anche nella frutta. La frutta è un alimento molto importante nella nostra vita.
perché tanta gente dice la frutta ingrassa, cosa che non è vera, la frutta non ingrassa, deve essere sempre consumata con equilibrio, ma non vuol dire che se un giorno mangiamo solo frutta ingrassiamo, assolutamente no. Volevo dirvi, ricordarvi o comunque dirvi che milioni di anni fa sulla Terra, prima che l'essere umano iniziava a cacciare, la Terra offriva loro i frutti, quindi gli umani di allora o chi c'era in quel periodo si nutriva solo di frutta, erbe e così via, quello che la natura dava loro. Quindi quella gente non è morta, non è anemica, non è, altrimenti noi non saremmo qui oggi. Quindi la frutta non fa male. Uno studio molto importante che ho fatto è stato quello sulla frutta. Io non sono assolutamente vegana o vegetariana, mi piacerebbe poter mangiare meno proteine e comunque grassi animali, magari in futuro ci riuscirò. Io non sto promuovendo nessun tipo di alimentazione, sto promuovendo una vita salutare, indipendentemente che voi siete carnivori, vegetariani o vegani, la frutta ha un ruolo importante e va consumata. Va consumata soprattutto la mattina, perché nelle ore del mattino il nostro cervello, il nostro metabolismo si mette in azione. Le cellule del nostro cervello ha bisogno di carboidrati e zuccheri semplici. Dove li troviamo? Nella frutta. Quindi se fate una colazione ricca di frutta, soprattutto d'estate, che abbiamo la frutta più bella del mondo, fa bene al nostro cervello. Quindi consumate frutta fresca la mattina per colazione e anche durante la mattinata. Questo per quanto riguarda lo zucchero. Un altro consiglio che vi do è quello di non usare più l'olio nelle cotture dei cibi. Lo so raga, il soffritto e l'olio là dentro è sempre più buono di quello senza olio, non c'è dubbio. Ma nel momento in cui decidi di avere una vita sana o di dimagrire, devi eliminare questo olio dalle cotture. Nessuno dice di stare a dieta per tutta la vita, però al momento in cui tu stai bene con te stesso, sei sano, hai un'alimentazione corretta, puoi fare questi piccoli sgarri una volta, due alla settimana. Quindi nessuno ti dice stai a dieta a vita oppure non mangiare più un pezzo di torta o la pizza o le cose o un fritto, un supplì o chissà come o chissà cosa. Quindi bisogna avere sempre un equilibrio. Che succede con l'olio nelle cotture? Tutti gli oli, in generale gli oli, anche gli oli che usiamo per la cottura, hanno un punto di ardere, che significa che quell'olio arrivato a una determinata temperatura brucia. Al momento in cui l'olio brucia non è più sano, diventa carbone, diventa bruciato, e si è dimostrato anche che questo è cancerogeno. Quindi di conseguenza l'olio nelle cotture, arrivato a una temperatura molto elevata, brucia e di conseguenza il nostro cibo diventa veleno. In più è stato dimostrato che le calorie del cibo, quindi di ciò che cuciniamo, cucinato insieme all'olio, triplica le calorie. Ecco perché non dovreste usare l'olio nelle cotture. Possiamo dare una spennellata, oggigiorno ci sono un sacco di padelle antiaderenti e nessuno si muore. Io sono 6 mesi che non mangio più l'olio nella cottura, ho le analisi perfette, sto benissimo, anche perché uso l'olio crudo nel piatto. Che significa? Dopo che ho cucinato con l'acqua, spezie, cioè ci sono talmente tante spezie che possiamo creare dei piatti buonissimi. Se mi seguite su Instagram, Parmigiamo Insieme,
vedete tutti i piatti meravigliosi, perché io amo sistemare i piatti e sono davvero buoni. E per di più mi hanno fatto pure perdere 40 kg, quindi cosa vuoi di più? Non c'è bisogno dell'olio nella cottura. La terza cosa molto importante quando si inizia una vita salutare, una dieta dimagrante o qualsiasi essa sia, è quella di bere acqua. Che significa? Tante persone mi dicono: vabbè, io bevo l'acqua minerale, tanto è uguale. No, succede che nell'acqua minerale si trova l'anidride carbonica. L'anidride carbonica, quindi quest'acqua non è totalmente ricca di ossigeno, il nostro corpo ha bisogno di ossigeno e elimina anidride carbonica, quindi non ha bisogno dell'anidride carbonica che noi la facciamo entrare nel nostro corpo, perché il nostro corpo già ce l'ha ma la vuole eliminare. L'acqua naturale è molto utile nel combattere la cellulite, perché le nostre cellule, quelle che stanno al di sotto, quindi i muscoli che stanno al di sotto dello strato di grasso, quindi della cellulite, e senza ossigeno, quindi non riesce a lavorare, non riesce a contrarsi, non riesce, è come un vecchietto, cioè si muove ma malapena, di conseguenza il strato di grasso cresce sempre sempre di più. Che succede? Noi con l'acqua mandiamo l'ossigeno alle cellule, le cellule si caricano di ossigeno, quindi iniziano a muoversi un poco alla volta, e sciolgono quella maledetta cellulite, estratto di grasso maledetto. Questa è stata la lezione di oggi. Chi volesse seguito da me per imparare a mangiare bene, a mangiare sano, e perché no anche a perdere qualche chilo, perché ve lo assicuro, tutte le persone che sono seguite da me perdono peso e non fanno la fame. Chi vuole essere seguito da me, mi scriva un'email a dietajanina@gmail.com. Seguitemi anche su Instagram, nell'info box troverete anche il link del mio blog dove posto le ricette, tante ricette light e squisite. E ci vediamo al prossimo video.